È l'ultimo giorno dell'anno, anche il sole saluta questo 31 dicembre 2016. Tra poche ore saremo nel 2017. In fondo lo sappiamo che è solo una convenzione e non c'è alcuna interruzione tra un anno e l'altro. Semplicemente un giorno segue il precedente come avviene dalla notte dei tempi. Eppure siamo qui, tutti qui a salutare con la manina il caro vecchio 2016 e ad accogliere a braccia aperte, carichi di speranze, il 2017. Il 17 per me è un numero molto speciale, ricorre spesso nella mia storia. È anche per questo che ho motivo di ritenere che il prossimo anno sarà un anno molto importante, diverso dagli altri. E lo attendo con molta speranza e con molte ambizioni. Sono sempre un po' proiettato in avanti, ma non è tanto al futuro che guardo quanto proprio al presente. Posso dire che vivo in un eterno presente. Ecco perché sono sempre molto più concentrato su dove sto mettendo le ruote oggi piuttosto che dove le ho messe ieri o dove le metterò domani. Ma bando alle ciance, il 2016 è stato un anno importante, lo è stato perché mi sono impegnato moltissimo affinché lo fosse, ma lo è stato anche per merito vostro e di tutte le splendide persone che ho incontrato in questo strambo percorso. Ecco perché penso che il 2016 si meriti un saluto come si deve. Ho perciò preparato un bel riassuntone, del 2016, rapidissimo, una sequenza di immagini, per riavvolgerlo, ricordarlo un pochino assieme prima di metterlo in una bella scatola e archiviarlo per sempre. È il mio modo per augurare a tutti un 2017 a manetta e ci vediamo l'anno prossimo. E come sempre, ride more!